Allora, siamo a Minecraft. Let's go. Non mi prende. Ok, l'ha preso. Fado tutto lui. Va bene così. Però la cosa del Lunar Client sopra. No. Fatemi editare un attimo. Tu. Perfetto. Perché sono aperte le finestre? Chi ha lasciato aperte gli spifferi, eh? Maledetti. Dato che l'altra volta non avevamo ciancato, andiamo a vedere come sta il nostro campo di patate. Devo dire che sta molto bene. Chi cavolo ha raccolto le nostre cose? Qui c'è lo zampino di qualcuno. Qualcuno è passato a farmi visita, mannaggia. Si sono portate via anche le casse. E vabbè, doveva andare così, ragazzi. Ah, disco, aspetta che recuperiamo il ser. Eccolo qui, il ser. Buonasera. Buonasera, buonasera, eccoci qua. Oh, come mi sei mancato. Ah, addirittura. Comunque, io... ecco, diciamo, il lato negativo di quando uno fa le live e gioca nei server liberi come questo. Che la gente ti vede. Ah, ma c'è i diamanti nascosti lì. E va. Vabbè, dettaglini, dettagli, dettagli, su via. Poi nascosti erano dentro nella cesta, mica... Vabbè, ho capito, che però... che gentili, mi hanno lasciato le patate. Però, ad esempio, le coordinate, le cose, come le vedono se noi gliele forniamo su un piatto d'argento? Però, comunque... Vabbè, mi hanno lasciato i semi, sono stati comunque gentili. Non è comunque questo il problema, se meglio inizi, quindi non è... Meglio partire poveri che ricchi. Altrimenti poi mi dicono che il titolo è fake. Vabbè, intanto abbiamo il titolo per un altro canale. Mi hanno derubato. Adesso lo creo il Kingdom. Dovevo aspettare di fare il video per ottenere il titolo del Kingdom che ha vinto Raccoon Town. Eccolo! Abbiamo fondato. E ora è tempo di crescere, investire. Ah, quindi devo scegliere se essere aggressivo o pacifista. Ah, vedi che io sono qua sotto, però c'è un problema che non posso interagire, visto che effettivamente ora hai fondato il regno e non sono parte del tuo regno. Adesso ti invito. Allora, tanto aggressivi o pacifisti? No, beh, pacifisti, non okay, siamo così aggressivi. Siamo protroni gentili, aiutiamo gli altri, mangiamo. Pacifisti siamo, per ora. Quella. Ora immagino se tipo K invite il tuo nome. Apo. Non posso picchiare. Ma ha quittato. Aspetta, mi hanno rubato anche tutta la sabbia e tutta la legna. Raccoon Town. Bellissimo. Eh sì, non c'è più niente. Vabbè, ci sta. Allora, strutture speciali, eccole qua. Allora, cella di energia. Non mi serve. Estrattori. Ok, costo 3000 monete, immagino. No, punti risorsa, ok. I punti di risorsa dove cavolo li vedo io? Beh, andiamo a piantare patate e carote. Ehi, ma questo è invisibile! Hai bisogno di 50 punti perché... Ok, quindi devo farmi dei punti risorsa per reclaimare. Possiamo iniziare a delimitare le zone. Ah, devi claimare questa zona qua del bambù. L'ho già claimata, mi servono ho claimato un po' di fattoria, mi servono dei punti di risorsa. Ma io in teoria faccio in più punti e posso migliorare. In teoria sì, ma c'è il bambù lì. Vieni qua. Ho comprato una stack intera, grazie. vieni al Nexus. Per il bene di questo regno. Vengi. Un attimo, c'è pure uno zombo che mi sta indietro. Su. Allora, con diamanti, redstone, eccetera, fai molti più punti. Tipo 10 diamanti mi danno 250 punti risorsa. Questo dovrebbe essere il mio regno mentre questo è fuori. Esatto. Ahia. E ci fai tu? Maledetto. Ah, c'è anche il papà. Franco. C'è Franco. Il papà no, perché questo quello era... Allora, abbiamo questo chunk qui, dove sono io. Mhm. Poi questo è fammi vedere dalla live, aspetta. Anche questo? Vabbè, fai F3G. Ah, posso vederlo anch'io, perfetto. Sì. Allora, questo qua, dove sto camminando io, tutto dritto fino alla casa. Qua mi manca la parte della casa qua ultima, dove sto io ora. Quindi il babbo pure è claimato. No, non è claimato. Prima.
Spider-Man. Allora, sei tippato. Che schifo, Slones. Perché l'hai messo a terra la crafting table? Perché? Ti dà fastidio a terra? E cambia. Non sono abituato a vederlo per terra, però dettagli. Che? Non sono abituato a vederlo per terra, perché non ho mai fatto una cosa del genere. E perché occupa un sacco di spazio in meno, scusa? Chiave voto. Eccola qui. Vai. Non puoi farlo allo spawn. Ah, ok. Va bene. Cos'è sta roba? Quale roba? Ma che... è sparita. Ma cosa cavolo? Ma what? No, scusa, nella lobby. Era un emoji. Emoji del COVID. Ma sì, faceva la mascherina. Ma what? E tipo, dopo averla usata, non posso più riprendermela, va bene. Slash emote. No. Emoji. Emoji. Ma quindi posso mettere non solo i semi, ma anche il grano per aumentare i punti? Ma quindi... sì. Allora magari tutto quello che raccolgo lo metto là, almeno così facciamo punteggio. Tipo così dovrebbe farmi le emoji. No, ci ho provato. Scusate, ma i punti miei equivalgono, cioè si sommano o li vedo solo io quei punti poi, quelli che metto io. Ah, ma è Maccherina. Ma che cavolo? Ma perché è Maccherina? Ma mi hanno mentito. È Maccherina. Vabbè, non ci riprovo, basta. Un modo per fare dei punti velocemente. Vabbè, cerca tutti i modi di evitare il lavoro. No, non è che cerco in tutti i modi di evitare il lavoro, semplicemente voglio capire se c'è un modo per fare tutto prima. No. Quello non si ruba. Ah no, guarda. Ma c'era slash send all, tipo, no? Comunque c'è un blocco di altezza che non è claimato e quindi esce scritto sempre non... Semplicemente c'è un procione pigro tra noi, ma non è vero. Tutto bene, Domenico. Ah, vabbè, attuale 6 punti, applica. Che stai facendo? 3 punti di risorse applicati. Alleluia. Oh, ti ho messo i punti, che vuoi? Ma dove li hai messi, scusa? Nelle cose delle risorse. Nella paglia lì. Nella paglia. Di punti di risorsa e ho fatto i punti. Ho messo 6 punti. Ah, ok, no, pensavo li avessi messi tipo in una banca, che ne so. No, quelli sono i soldi, casomai, non sono i punti. Quindi è un normalissimo procione, ovvio. Non sono pigro. Anzi, aspettate un attimo. Me la carica su BS, sì. Provate le differenze. Ora ho la pala. E se facciamo le mura lì, ma poi mettiamo la terra a questo livello? Vuoi fare le mura e poi arrivare sì, ma nel senso facciamo tipo il muro che è tipo un muro di contenimento, no? Un po' come se fosse tipo sulla su una costiera. Sì, beh, ovvio. Legno e pietra. Tipo allora? Sulla costa, cioè sul dirupi, no? Che ci sono i video che fanno tipo le mura e poi la città dentro. Sì, allora ci sono tante diverse tipi di mura che possiamo fare. Quella singola che ci blocca soltanto il territorio, quindi è soltanto una striscia di un blocco che continua fino a qui. Oppure fare quella doppia, quindi che ci sta due strisce che poi all'interno ci puoi anche camminare, sopra ci sta... dipende. Intanto singola, direi. Ok, allora iniziamo a tagliare il legno a questo punto, se serve il legno. Ad esempio, se io faccio così... Vabbè, ma io volevo solo delimitare un po' la zona con la pala, poi no, se io ad esempio faccio strisce così in legno, ovviamente una più alta dell'altra, che magari facciamo gli spuntoni, per così dire. Fai una barca e voglio vedere dove finisci. Va bene, facciamo sta barca. Facciamo questa challenge. Siamo pronti? 3, 2, 1, via. Non ha laggato, mi dispiace Koto. Ah, o forse mi sono fermato lì. Un'idea ce l'ho di quello che ci può servire in questo momento.